Adesso ci sono parecchi giornalisti che hanno praticamente rischiato la loro carriera per averte voluto intervistare, per aver voluto avvicinarsi alla vedere documentare la nostra lotta. Ci sono interviste che mi sono state fatte e che poi non sono mai andate in onda perché qualcuno ha deciso che certe cose non devono arrivare alla gente. E di queste cose ci parlerà Silvia Resta, giornalista, che ci racconterà qualcosa a questo proposito. Grazie. Buonasera, innanzitutto ho accolto l'invito di Salvatore Borsellino, prima di tutto come cittadina che come giornalista. Vorrei comunque parlare di come, del difficile rapporto tra la questione mafia politica e l'informazione di questo paese, soprattutto la televisione. Quella televisione che segue senza perdere un'udienza il processo di Aletrana, se ne appassiona morbosamente, ne costruisce plastici, ma non trova spazio per il processo in corso a Palermo. Un processo che vede plasticamente seduti nello stesso banco, boss della mafia e rappresentanti delle istituzioni, personaggi di ieri, ma anche chi oggi osa di nuovo candidarsi per il Parlamento. Sembra che il processo sulla trattativa ai media interessi poco, salvo alcune eccezioni tabù. Però non è una novità. Proprio in questi giorni a casa ho trovato un block notice del 97, un'agenda di lavoro, c'erano gli appunti di una delle prime udienze del processo dell'Utri a Palermo, 1997. Con le dichiarazioni di un collaboratore che parlava di tale Mangano, boss del narcotraffico, che era stato portato ad Arcore e di soldi mafiosi per finanziare una televisione. Erano le prime volte che questi argomenti venivano a galla. In calce a questi appunti ho trovato una nota. Non interessa. Scrivevo, in redazione non hanno voluto il pezzo. Hanno detto: Mangano chi? Arcore? Lasciamo stare. E quel servizio, come altri del genere, non andò in onda. Nessuno ha potuto vedere e sapere. Ecco, mi chiedo se l'informazione 20 anni fa avesse potuto raccontare per bene, se quando l'Italia è stata trasformata a suon di bombe in un laboratorio criminale come mai era successo prima, nemmeno ai tempi di Piazza Fontana, il giornalismo avesse potuto fare fino in fondo la sua parte. Sono passati 20 anni, anche oggi la materia, quella del rapporto tra mafia e politica, rapporto infetto, nelle redazioni non tira. Sono stati tempi non proprio facili per chi nel mio mestiere ha mantenuto, non dico la schiena dritta che sembra una frase fatta, non mi piace, ma anche solo la semplice curiosità del giornalista nei confronti dei fatti e delle verità. Notizie taciute, nascoste o deformate, finite nel cestino prima di essere stampate. Fatti e contesti mai raccontati, mai esplorati. Angoli di questo paese che sono rimasti nel buio. Condanne trasformate in assoluzioni, oplà, un blackout che scatta sempre quando si tratta dei potenti. Quei giornalisti che si sono battuti, e sono tanti, contro i bavagli, sono stati emarginati, additati come faziosi, eversori, sovversivi, anti-italiani. Anti-italiani, anche questo è stato detto spudoratamente. Voglio ricordare la fine di una mia inchiesta sulla trattativa fatta nel 2009, quella di cui accennava Salvatore, quando ancora non se ne parlava.
Era il seguito di un servizio che aveva proposto un confronto a distanza proprio tra Salvatore Borsellino e Nicola Mancino. Qualcuno di voi forse lo ha visto. E soprattutto era un confronto tra due agende. L'agenda di Paolo Borsellino, quella che è rimasta, non l'agenda rossa, e quella mostrata da Mancino in TV. Nella prima era riportato, nel pomeriggio del 1 luglio 92, un incontro con Mancino al Viminale. La seconda, l'agenda di Mancino, mostrava una pagina bianca. Intervistato lui disse: non conoscevo Borsellino, non ricordo di averlo incontrato. Bene, la seconda puntata di quel servizio finì nel cestino, censurata, bloccata a un'ora dalla messa in onda perché giudicata intrasmettibile. Secondo il direttore di allora, che adesso non c'è più, era un servizio fazioso e sbilanciato. Mancava la voce della controparte. Avevo intervistato Salvatore Borsellino, Vincenzo Scotti, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia, Luigi Ligotti, Piero Grasso, Massimo Ciancimino. Avevo riportato con tutti i condizionali le dichiarazioni di Spatuzza, ma mancava l'altra parte. Trattandosi di un servizio sulla trattativa Stato-mafia, quale fosse l'altra parte, chi lo sa. Quella censura è una ferita che ancora mi fa male. Oggi, se sul processo sia calata questa specie di saracinesca di piombo, poca attenzione dei media per l'inchiesta, che pure è una delle più scabrose dal dopoguerra, scarsa la curiosità a guardare dentro lo scatolone dell'accusa per vedere cosa contiene e raccontarlo, disattenzione che però diventa tormentone quando in estate escono le notizie sulle telefonate tra Mancino e il Quirinale. Allora lì sì che si sono accesi i riflettori, i fari del set, ma non per fare chiarezza, no, in molti casi per fare casino, per alimentare il polverone, per delegittimare l'indagine, per attaccare lo strumento delle intercettazioni, fino a rovesciare le parti e mettere i magistrati sulla graticola. Sulla trattativa, sulla stampa, poi si sono sentite, si sentono le affermazioni più disinformate e disinformanti. Quasi sempre la chiamano presunta, ma la trattativa, lo sappiamo, non è presunta, è stata accertata da sentenze definitive ed ammessa da alcuni suoi stessi attori. Qualche collega scrolla le spalle, mica è reato. Certo, la trattativa non è reato di per sé, ma le sue possibili conseguenze criminali forse sì, l'articolo 338 forse sì, ma questo per qualcuno è semplicemente un dettaglio. E tra i giornalisti grandi firme c'è chi dice: anche fosse, magari è stata fatta a fin di bene per ragioni di Stato. Io sono una piccola cronista e non posso competere con i più grandi di me, ma da semplice cittadina penso di poter dire: io so che se una trattativa con la mafia che mette le bombe provoca altre stragi e morti tra i magistrati e vittime tra i civili, non è certo fatta nell'interesse di tutti noi. E se una roba del genere rimane nelle stanze segrete del potere, nei retro bottega oscuri, inevitabilmente genera una ragnatela di ricatti che ricade sulla vita pubblica del paese, ne costituisce una sorta di palla al piede permanente, una zavorra letale. Trattativa che poi potrebbe aver permesso ai boss di dettare le loro condizioni 20 anni fa. Provvedimenti ad mafiam che potrebbero aver contribuito al saccheggio morale e materiale dell'Italia. Ci troviamo adesso, 20 anni dopo, un paese di macerie, arretrato economicamente e moralmente, regredito nella lotta alle mafie e nei diritti,
involuto nella condizione delle donne. Ci troviamo così, con un paese spolpato delle sue ricchezze, che forse si sta svegliando dall'ipnosi del pifferaio magico, ma si ritrova in un freddo inverno, con le strade al buio e le scuole con i termosifoni spenti perché non ci sono i soldi. Con le botteghe dei compro oro che si moltiplicano e il Natale più povero degli ultimi 20 anni. È proprio per amore di questo paese e dei suoi figli, dei giovani che hanno diritto alla verità, che noi dobbiamo dire io so, tagliare il cordone dei ricatti, pretendere, esigere un'informazione giusta. E allora voglio dire quello che penso, che questo processo sulla trattativa dobbiamo considerarlo come un bene comune e i magistrati di Palermo un patrimonio di tutti, una risorsa collettiva, un bene comune da proteggere e da difendere. E mi dicessero pure cazzosa e triste di quella. Mi dicono che grazie a Daniel24 che sta trasmettendo la diretta streaming di questa manifestazione, oltre a voi che avete sfidato il freddo, la pioggia, la distanza, che siete arrivati da tante parti d'Italia per venire qui, ci sono altre 1000 persone che ci stanno seguendo appunto attraverso la diretta streaming. Ci sono poi alcune persone che hanno acceso delle candele, hanno acceso delle luci. Ingroia ha detto più di una volta che questi magistrati sono riusciti ad arrivare nella stanza, nell'anticamera della verità, ma lì c'è una stanza che è buia, basterebbe fare un po' di luce per vedere la verità, per trovare la verità, ma c'è qualcuno che piuttosto che accendere le luci le spegne. E allora noi accendiamo queste candele per poter fare luce, perché noi vogliamo la verità, noi vogliamo che sia fatta luce, vogliamo che ci sia giustizia, che ci sia verità, che sia fatta luce su questa ignobile e su questa scellerata trattativa. C'è un processo a Palermo di cui anche la stampa parla poco, cerca di occultare notizie. Una giornalista che mi intervistava alla fine di ognuna di queste udienze, gli è stato tolto l'incarico, hanno detto che l'incarico veniva assegnato a un altro giornalista, il quale da quel giorno non mi ha più telefonato, nessuno mi ha chiesto più niente. E io a questo processo io per ora non faccio più incontri perché ho dovuto sospendere tutti, perché sto combattendo un'altra lotta per la quale devo stare più vicino alla mia famiglia, però le udienze di questo processo non posso mancare. Mi sono costituito parte civile al processo di Caltanissetta, nella quale si rifarà il processo grazie al fatto che i primi processi sono stati depistati, come tutti i processi per le stragi di Stato, e mi volevo costituire parte civile anche nel processo che c'è a Palermo. Mi sono costituito parte civile sia come fratello di Paolo Borsellino, sia come rappresentante del vostro rappresentante, come rappresentante del Movimento delle Agende Rosse. Non è stata accettata la mia costituzione del parte civile come familiare di Paolo, e io, sebbene non mi era stato spiegato dal mio avvocato che invece sarebbe stato giusto che venisse accettata anche sotto questa veste, avevo presentato anche la richiesta di costituzione del parte civile come rappresentante del Movimento delle Agende Rosse. E questa costituzione del parte civile è passata, è stata accettata,
io vi dico, sulle prime, così, non ero contento di questo, ma poi adesso invece sono più contento di essere lì e ci sarò a un'udienza come vostro rappresentante, come rappresentante della Giunta Rosso, perché vedete, la trattativa non vero che in qualche maniera anche in questo processo dicono che Paolo è stato eliminato perché poteva essere di ostacolo alla trattativa, però vedete, la trattativa non è una qualche cosa che riguarda semplicemente me, ma riguarda tutti i cittadini dello Stato italiano. E allora io sono lì come rappresentante della gente rossa, che sono quella parte del nostro paese che ha continuato a cercare giustizia e verità, e quindi io sono più contento di essere lì come rappresentante di questa parte del popolo italiano che come fratello di Paolo Borsellino. Vedete, a mio fratello me l'hanno tolto, me l'hanno ammazzato, il mio fratello non me lo ridarà nessuno, però la giustizia e la verità ce la devono dare, la giustizia e la verità non dobbiamo pretenderla, e per questo io sono presente a tutte le udienze di questo tempo.